questa opera è più vecchia di me, questo la dice lunga sul fatto che c'è stata veramente tanta attesa da parte dei cittadini per questo pezzo di infrastruttura fondamentale che libererà il traffico dal centro abitato di Figline. Oggi partiamo con il cantiere perché sta verificandosi proprio la bonifica bellica, quindi la messa in sicurezza di tutta l'area di cantiere. Sono lavori che sono propedeutici all'intervento vero e proprio che comincerà immediatamente dopo. I lavori sono importanti perché dureranno circa 18 mesi, perché l'intervento si sostanzia soprattutto nella realizzazione del ponte sul torrente Ponte Rosso. È un'opera pubblica rilevante per diversi milioni di euro, quindi tanta attesa, ma soprattutto un intervento che risponde effettivamente ai bisogni dei nostri cittadini. Guadagnare dei minuti alla guida e soprattutto liberare il centro abitato di tanto traffico significa migliorare la vita proprio delle persone, e questo è un intervento che va in questa direzione. Le persone presenti, e lo sento anche dalle richieste che costantemente ha fatto l'amministrazione comunale di Figline, che è il soggetto che ha appaltato questi lavori. Noi nel 2017 abbiamo concesso come regione il contributo mancante per poter andare avanti, e credo che ora siamo arrivati veramente alla soglia dell'inizio dei lavori, anzi i lavori sono iniziati con la bonifica bellica, così come prevede il disciplinare di ogni lavoro che deve essere fatto. Credo che sia un'opera, come lei ha detto, fondamentale per il Valdarno, non soltanto per Figline, attesa, mi dicono, da circa 30 anni. Con questo completamento non soltanto migliorerà la condizione per quanto riguarda la circolazione dei mezzi, ma migliorerà soprattutto la vita di chi abita nel centro di Figline, perché consentirà, con questo completamento, con questi circa 600 metri di strada che mancavano tra il luogo dove ci troviamo e la rotatoria che verrà nei pressi dello stadio, di poter appunto completare la cosiddetta variantina di Figline.